Patrizio is just passionate. I mean, he loves sailing. Is everything he does in any boat he has or he owns, he's pushing 100%. Even with his classic yacht, when he goes racing, he want to go out racing to win the race, not just to take part of the events. Beh, la classe 12 metri è una un'imbarcazione storica, anche se una barca lenta, è una barca tecnica, e comunque è una barca in cui bisogna avere una grande dimestichezza sulla parte tecnologica delle manovre. Mi ricordo che qualcuno commentava, diceva, si spende tanti soldi per andare pianissimo. Infatti è vero, non vanno forti. Però sono barche in cui si può fare match race, c'è tutta un'adrenalina per quanto riguarda il rapporto tra la barca, e tu che c'è sopra, e poi la sfida che hai con gli altri timonieri. He's really passionate. He loves what he's doing. He will never do the cup just for commercial. Doesn't need that. He does that because he loves to do that. And the day will doesn't find anymore the appeal from a technical, from a passion point of view, will stop to do the cup. I'm sure about that. Ma nell'America's Cup rendeva speciale soprattutto per i velisti, perché era chiaro che tutto il percorso dei 12 metri, poi delle barche successive, ha tratto i velisti, perché era l'espressione delle barche più tecniche, anche dove il velista si poteva maggiormente cimentare col match race. L'evoluzione che ha avuto dopo i catamarani è un'altra cosa rispetto all'America's Cup tradizionale. Vediamo cosa si può recuperare dello spirito di una volta. E comunque il problema è sempre stato legato che le barche erano barche particolarmente innovative, anche J-Classe nel 38, nel 40, un impegno, perché in sostanza poi vince solo una barca, quindi non è un torneo, è una vittoria fine a se stessa. Ecco, l'attrazione è sempre questa. I really would like to see what will do the day we'll have the cup in his hand. He will never tell you, obviously, but we will be the happiest guy in the world. Peter Blake mi mandò una lettera dicendo che il segreto della Coppa America è farla all'infinito fin quando non si vince. Mi sembra che noi stiamo battendo questa strada. Quindi vince sempre la barca più veloce, questo è il fatto fondamentale, non c'è ombra di dubbio. E quindi spesse volte uno pensa di aver fatto un grande sviluppo tecnico, ma c'è qualcuno che l'ha fatto più di te, questa è la verità. Poi non c'è altri segreti.